Ciao a tutti, noi siamo Andrea e Sabrina del Movimento Antifascista Bergamasco. Siamo qui perché anche per noi è fondamentale ritrovarci il 25 aprile per festeggiare la Resistenza, per festeggiare una lotta popolare condotta da uomini e da donne contro il fascismo, per la libertà di tutti, per l'eguaglianza sociale, e quindi siamo qui per omaggiare il sacrificio e la lotta di tantissimi e tantissime partigiani e antifascisti, e riteniamo questa una cosa fondamentale. Crediamo che i valori sacrosanti messi nero su bianco sulla nostra Costituzione siano ogni giorno infangati, siano tenuti in disparte da buona parte delle istituzioni politiche, ma anche economico-finanziarie, a livello cittadino, a livello nazionale e a livello europeo e internazionale. Noi crediamo che la Costituzione italiana, nata dalla lotta antifascista, vada concretizzata quotidianamente nella vita di tutti e che non vada cambiata invece per gli sporchi interessi dei pochi, perché il tentativo che è stato fatto solo qualche mese fa e che buona parte degli italiani ha rifiutato nettamente è stato un tentativo di privare di alcuni diritti e di alcune libertà buona parte dei cittadini. Ecco, noi invece vogliamo riprendere lo spirito della Costituzione e dirci che di diritti ne vogliamo sempre di più, di libertà ne vogliamo sempre di più e vogliamo per tutte e tutti. Ci chiediamo come mai continuano a nascere sempre nuovi spazi fascisti, covi neri, a Bergamo come in tante altre città italiane. Come mai gruppi di fascisti vengano quantomeno assecondati nelle loro manifestazioni, nelle loro iniziative, e spesso abbiamo ancora negli occhi uno dei tanti esempi di questa provincia, quello di Lovere. Tra poche settimane nuovamente gruppi fascisti si ritroveranno a infangare la memoria dei martiri di quella città, dei martiri antifascisti, protetti dalle forze dell'ordine, dalla prefettura e dalla questura. Mentre, come è successo l'anno scorso, gruppi antifascisti non violenti che vogliono opporsi a questo scempio vengono caricati e mandati all'ospedale. Allora ci chiediamo dov'è l'antifascismo e i valori della nostra Costituzione, dato che buona parte dell'Italia ha chiaramente dimostrato che quei valori devono rimanere il fondamento della nostra della politica. Noi siamo qui a onorare la lotta partigiana, ma crediamo che per farlo bisogna riprendere quotidianamente quei valori, riprendere quelle lotte, farle nostre nella nostra quotidianità e riconoscere il fascismo anche quando si ammanta di altri valori di antifascismo. Vediamo tante bandiere dell'Europa qui. Beh, l'Europa è stata costruita dalle resistenze antinaziste e antifasciste, non solo in Italia, ma l'Europa che vediamo oggi è lontana anni luce da quella dei partigiani, degli antinazisti, degli antifascisti e delle antifasciste che hanno lottato per questa Europa. Un'Europa fatta di muri, di confini, di armi, di guerra. Bene, la chiudo qui perché mi fanno segno di chiudere. Grazie a tutti, invitiamo tutti quanti a continuare il corteo verso la targa di Ferruccio dell'Orto.